In questi giorni nel nostro paese, in un clima politico e istituzionale che non sembra proprio dei più tranquilli, vi è sia a livello governativo sia all'interno dei vari partiti un'attesa quasi spasmodica, direi molto più accentuata rispetto al passato, alle settimane scorse, per quanto riguarda l'ormai famoso Recovery Fund. I 209 miliardi circa che sono stati messi a disposizione dell'Unione Europea per far fronte alla ripresa economica in Italia dopo il dramma, come conseguenza del dramma del coronavirus. Questi interventi fanno parte del programma generale dell'Unione Europea New Generation, ossia interventi per la ripresa, ma pensando anche alle future generazioni, le quali si troveranno un peso finanziario molto molto robusto purtroppo da dover affrontare. Ma va detto che questi soldi evidentemente bisogna dimostrare come si investono. Non è che a Bruxelles si apra un rubinetto e che vi sia verso il nostro paese o altri paesi un flusso di denaro come l'acqua che esce da una fontana. No, il paese deve presentare dei progetti con i quali si possa dimostrare che con l'intervento finanziario dell'Unione Europea è possibile realmente avere la ripresa economica, avere uno sviluppo economico sostenibile e creare anche condizioni che possono contribuire alla realizzazione all'interno dell'intera Unione Europea di realtà, di condizioni appunto per uno sviluppo generale in tutta l'Unione Europea. Evidentemente questo è importante ed è necessario che ciò avvenga con grande serietà e soprattutto quando i soldi saranno concessi attraverso un rigido controllo di come le spese saranno realizzate. Detto questo, dobbiamo anche dire che evidentemente in questo contesto certamente questi mezzi finanziari sono necessari, importanti per poter sperare in un'adeguata ripresa economica, ma dobbiamo anche essere coscienti che il progetto dell'Unione Europea deve andare avanti e che non si esaurisce evidentemente in questa contingenza, per cui contemporaneamente è necessario che a livello istituzionale, a livello politico, vi sia anche uno sforzo intellettuale, una riflessione per dare un contributo a quella che è la conferenza sul futuro dell'Unione Europea avviata dalla Commissione Europea con grande coraggio e molta lungimiranza.